compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sulla Route 66 con Giorgio Serafino. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Se hai un sogno, vai e inseguilo. Questo è quello che ha fatto Giorgio Serafino, il mio compagno di viaggio di oggi. Allora, praticamente, vabbè, viaggiare è stata sempre una mia passione. E poi soprattutto per l'America, da quando sono piccolo che sogno l'America. Poi mi è stata regalata questa Vespa vecchia, era tutta arrugginita, e così quelli che me la vedevano mi dicevano: ma buttala via, che ci fai, non serve più a niente. E invece io, quando la guardavo, la immaginavo percorrere la 66 in America. È una delle prime highway federali. Fu aperta l'11 novembre 1926, anche se fino all'anno seguente non furono installati tutti i cartelli indicatori. Originalmente collegava Chicago alla spiaggia di Santa Monica, attraverso gli stati Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuovo Messico, Arizona e California. La distanza complessiva era di 3.755 chilometri. La Route 66 fu una strada usata per la migrazione verso ovest e supportò l'economia delle comunità attraverso le quali passava. Fu ufficialmente rimossa dal sistema delle highway nel 1985, quando assieme alle altre fu rimpiazzata dallo Interstate Highway System. La strada esiste attualmente con il nome di Historic Route 66. Beh, e viene facile capire perché la gente cercasse di scoraggiarlo. Una Vespa lungo la storica, la mitica, la leggendaria Route 66. Non credo se ne siano mai viste di due ruote così piccole. Eppure ci sarà stato un momento preciso in cui Giorgio ha sentito che lo poteva, anzi lo doveva fare. Nel frattempo io e mia moglie Giuliana stavamo ricostruendo la nostra casa e vivevamo in roulotte. Abbiamo vissuto per 5 anni nella roulotte. E quindi il sogno è rimasto un po' abbandonato. Poi sono stati altri viaggi prima, ma la conferma di quello che volevo l'ho avuta una notte in Cambogia, quando ci siamo persi nella giungla in moto. Ci siamo persi e non si vedeva assolutamente niente, era notte. A un certo punto vedo una lucina lontana, ci avviciniamo, c'era un fuoco acceso con tre donne che stavano intorno al fuoco cucinando, chiacchierando. E appena ci vedono capiscono subito comunque che ci siamo persi. Prendono Giuliana per mano, ci accompagnano sotto una palafitta, iniziano a chiamare, ad urlare, e dalla palafitta esce una ragazza bionda di carnagione chiara, che era un olandese che viveva lì da 6 anni insieme alla bambina, la figlia di 6 anni. Ci ha preparato le amache sotto la palafitta, già coperto con la zanzariera, ho preparato il caffè, i plum cake. Quella che doveva essere la notte più brutta della nostra vita si è rivelata quella più bella. E lì ho capito che viaggiare in quel modo ho avuto proprio come una conferma che si poteva fare e che dovevo farlo. Tornato a casa, rimetto a posto la Vespa, la vernicio come generale lì della serie televisiva Hazard. Contatto una rivista di moto per vedere se riuscivo a pubblicare il reportage del viaggio, per condividerlo, ma non solo per condividerlo, però perché volevo veramente qualcosa di, non so, di la Vespa era da buttare, volevo qualcosa veramente di grande. Giorgio e la moglie stanno per imbarcarsi nell'avventura più incredibile della loro vita, e al loro fianco c'è una Vespa.
Certo che la Route 66 deve aver visto due ruote più aggressive, ma forse è proprio per questo che vale la pena provarci. C'è però bisogno di organizzarsi prima di partire, almeno un po'. Sì, niente, ho trovato la rivista di moto, ho trovato un ragazzo che mi ha costruito un sito internet, che poi è quello che ancora usiamo, però non sapevo ancora se in America si potesse circolare in due, se riuscivo a fare l'assicurazione, se un due tempi potesse circolare in America, se trovavo la benzina, se la Vespa ce la faceva, non... sicurezza zero. Però sapevo che dovevo provarci. E non avevo ancora lo spedizioniere, non sapevo come non sapevo niente. E poi invece alla fine è andata. Giorgio ha nella sua voce ancora l'emozione di chi, nonostante le difficoltà, è riuscito a realizzare un sogno. Le parole non sono sempre in grado di spiegare tutto, ma le sue pause e le sue esitazioni nel raccontare fanno capire quanto ancora sia vivo quel ricordo che non si vuol far tradurre, ma che reclama il suo posto ancora nell'anima, molto più che nel mondo. Non c'era niente di programmato, né dei chilometri da fare, né dove dormire o mangiare, assolutamente niente. Comunque sia, il percorso era stabilito, nel senso che volevo percorrere la 66, quindi da Chicago a Los Angeles, percorrendo quella strada. Poi tutto quello che è venuto dopo è venuto da sé. Cioè, siamo partiti da Chicago, ma già a Chicago, per esempio, siamo stati... Una cosa bellissima del viaggio in America è stata l'ospitalità degli americani. Già a Chicago stavamo fermi sul marciapiede, passa una ragazza, mi sorride, si ferma a parlare, e da lì ci ospita 3 giorni a casa sua mentre aspettavamo la Vespa. Poi dopo una settimana veniamo lo stesso ospitati dal proprietario di un negozio di Vespa in Illinois, che sapeva che arrivava un brutto temporale, ci dà le chiavi di casa sua, ci dice: guarda, domani, cioè stanotte arriva un brutto temporale, non potete continuare, se volete vi do casa mia che non uso. E ci ha dato le chiavi, poi la sera è venuto insieme alla famiglia, ci ha portato la cena. E sono solo alcune delle fortunate coincidenze che Giorgio e la moglie incontrano sulla loro strada. Quando si è in sintonia col mondo che ci circonda, il mondo ci viene a trovare. Penso subito a un passo del libro L'America in Vespa, dove Giorgio ha descritto questa esperienza. Quando sono in viaggio, c'è qualcosa di magico e misterioso che mi guida e fa accadere le cose. Parole come destino, provvidenza, Dio, angeli, benedizione, assumono un significato profondo, prendono forma, diventando reali. Smettono di restare nell'immaginario, incarnandosi in ogni evento, persona, cosa o fatto. Tutto sembra aiutarmi ad andare avanti. È come vivere in una favola o in un racconto. I personaggi che incontro lungo la strada esistono solamente in quel momento e un susseguirsi di eventi fa sì che arriviamo nell'istante esatto in cui dovremmo esserci. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sulla Route 66 con Giorgio Serafino. Sto seguendo Giorgio Serafino e la moglie in sella alla loro Vespa lungo la mitica Route 66. Ebbene sì, due centauri anomali su un'altrettanto anomala a due ruote per solcare quest'asfalto che se potesse parlare. Il mio compagno di viaggio è così sintonizzato sul suo sogno nato per caso una notte in Cambogia che tutto il mondo sembra accoglierlo a braccia aperte. Perché se credi in qualcosa veramente, gli altri lo sentono e vogliono anche inconsapevolmente partecipare. È già successo a Chicago, in Illinois. Poi in Oklahoma la stessa cosa, era un po' l'ammortizzatore, un altro proprietario di negozio di moto e Vespa italiane
ci offre un hotel super lusso che noi non saremmo mai potuti, dove non saremmo mai potuti andare. Lo stesso perché c'erano dei tornado in giro, perché il primo mese siamo stati circondati tutto il mese da tornado, a 30 miglia, 50 miglia, non l'abbiamo mai preso, però ci ha girato sempre intorno. Il vento era tutti i giorni dagli 80 ai 120 km orari, la Vespa di seconda non prendeva i giri. Poi tutti i giorni venivamo fermati tantissime volte anche dagli sceriffi, non per farci la multa, ma per chiedere amicizia su Facebook, per farci le foto, per sapere quello che stavamo facendo. Tutti ci abbracciavano, ci davano addirittura i soldi per la benzina, perché volevano. Noi gli dicevamo: no, non c'è bisogno, ma perché lo fai? Non ti conosci? E loro dicevano che comunque volevano contribuire al sogno. Perché tutti quelli che abbiamo incontrato è come se sapessero già che per noi era un sogno quello che stavamo facendo, lo davano proprio per scontato. Diceva: guarda, ne abbiamo viste tante passare di cose qui sulla rotta, ma una cosa così piccola mai. Come immaginavo, da queste parti si è abituati a ben altri biker. Certo, non sono tutti Dennis Hopper e Peter Fonda, ma ovviamente sono per la gran parte in sella a motociclette di un certo calibro. Mi interessa sapere da Giorgio se in questo coast to coast ci siano state delle città che hanno lasciato il segno. Città, alla fine sono state due città, Oklahoma City, Las Vegas c'è stata e Los Angeles, però le città non è che ci attirano molto, quindi arrivavamo e passavamo oltre, a parte Las Vegas, che siamo stati anche lì ospitati da una coppia, Tom e Lola, quando ci ospitavano, non è che magari si avvicinavano, ci conoscevano, poi da lì nasceva la cosa, era proprio cioè ci fermavano. Ma cosa state facendo qui? È troppo caldo oggi, c'erano 52 gradi a Las Vegas. Perché non venite a casa nostra a bere qualcosa di fresco? Andavamo. Poi ci facevano restare a dormire. E l'ospitalità è davvero uno dei segni distintivi di questo viaggio, dove sotto agli occhi scorre di tutto. Scorreva di tutto, veramente. Comunque, in 10 stati il paesaggio cambiava totalmente da uno stato all'altro, quindi dalle pianure verdi dei primi stati nel New Messico, nell'Arizona, il Mojave Desert, i canyon, tutto comunque scorreva molto molto lento. Quindi vedevi la montagna magari da lontano, prima che ci arrivavi facevi notte. Chiedo a Giorgio cosa ricorda con più piacere, e tra le varie cose ecco di nuovo lo stupore della gente. Allora, il vento ancora lo sento veramente, ce l'ho dentro ancora. Poi l'ululato dei coyote nel deserto, nella Valle della Morte, dove non c'era assolutamente nessuno e si sentivano tantissimi coyote che ululavano, c'era la luna piena, anche il rumore del treno ogni tanto, perché la 66 costeggia parecchie volte la ferrovia. E anche il treno, quando ci vedeva, comunque suonavano e l'autista tirava la mano e salutava. Un saluto di incoraggiamento sicuramente per questi anomali Easy Rider, ma non sarà stato tutto facile. Assolutamente. È stato anche duro, non è solo. Cioè, i momenti duri magari sono stati più di quelli belli, come quantità, però quelli belli spazzano via tutto il resto. C'è stato. Un mese con tutto quel vento è stata veramente dura. Abbiamo preso temporali e lì è tutto piatto, sembra un oceano di terra, sembra che riesci a vedere la curva del mondo. Non c'è assolutamente niente. Quando prendi il temporale te lo prendi tutto e vedi i fulmini che cadono
50-100 metri, proprio dritti sul terreno. Condizioni atmosferiche a parte, chissà come deve essere stato vivere sulla pelle quella sensazione di libertà che è stata di tanta gente prima di Giorgio. Gente che su questa strada andava in cerca di una nuova vita. La libertà si respira, sì, da subito, da Chicago a Los Angeles, proprio tutta, penso che sia tutta l'America, non solo la 66. Ma la 66, sì, secondo me ha qualcosa di non solo di storico, ma ha un'anima propria. Come non so, il cammino di Santiago, penso, per un cristiano. È qualcosa, veramente lo si respira nell'aria, c'è qualche il cielo, è difficile da spiegare a parole. E le parole allora le lasciamo al protagonista di Into the Wild, film che Giorgio ha voluto selezionare per me. Non si può negare che andare liberi, senza meta, da sempre ci rende euforici. Ha a che fare con l'idea della fuga. Dalla storia, dall'oppressione, dalla legge, dalla noia degli obblighi. Libertà assoluta. E la strada porta sempre verso ovest. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. As a bee. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sulla Route 66 con Giorgio Serafino. Sono con due Easy Rider coraggiosi. Alla guida c'è Giorgio Serafino e seduta dietro c'è la moglie. Non sono seduti su una sella qualunque, ma su quella della mitica due ruote italiana, una Vespa 50 Special. E la strada che passa sotto a quelle ruote dal diametro così piccolo è la mitica Route 66. Abbiamo incontrato temporali e vento, ma anche molta ospitalità. Proseguiamo dunque in questo viaggio che Giorgio ha definito quasi un pellegrinaggio sacro. Quante cose ci aspettano ancora, anche se per gran parte è un po' come averle già viste prima al cinema. È tutto come un film, dall'inizio alla fine, proprio l'America è come la vedi nei film, dal cowboy allo sceriffo, a quando entri nei ristorantini quelli tipici che ci stanno seduti sul tavolino con le salopette, gli stivali pieni di fango, ai personaggi nei motel che anche le donne erano abbastanza... Ce n'era una in particolare vestita con la canottiera e la salopette, con la canottiera tutta unta, masticava tabacco, lo sputava nel cestino. Me le vedo le grandi insegne al neon che indicano dove potersi fermare per mangiare un boccone. Mi vedo la cameriera con il nome scritto sul taschino della vestaglia, mentre versa da una grande brocca di vetro del caffè bollente. Mi vedo la bottiglietta del ketchup sul tavolo pronta per affogare un hamburger e delle patatine fritte. Anche i motel, noi abbiamo dormito, a parte quando ci hanno ospitato delle tre o quattro volte in alberghi super lusso, abbiamo dormito nei motel, quelli più gangherati, più economici, che sono state la parte più bella, più caratteristica. Cioè, nell'albergo di lusso, ok, dormi bene, tutto pulito, tutto bello, però la vita vera per noi era quella nelle bettole. E dopo tante strade solitarie e tanta nostalgia, com'è stato arrivare alla fine del viaggio? Com'è stato arrivare a Los Angeles? È stata triste. Pensavo diversamente, invece appena arrivato non ho sentito assolutamente niente. Dopo due mesi che comunque hai la strada davanti, arrivi allo stop, c'è l'oceano davanti e è finito tutto, è stata dura. Abbiamo fatto una foto sotto il cartello della fine della 66 a Santa Monica. Poi siamo stati un paio di giorni in giro per Santa Monica, Santa Barbara, Malibu. Però era tutto troppo costoso, era freddo anche.
contrariamente a quello che si pensa. E lì abbiamo deciso di tornare nel deserto per scorrere la Valle della Morte. Quindi siamo tornati indietro. It's a lonely road in a busy street. It's a hustle and a bustle and a quiet breeze. It's the Pasadena traffic in Missouri sticks. That old 66. It's the Arizona desert and Chicago wind. It's a midnight diner up around the bend. It's a stalled out engine and a tire to fix. That old 66. Bene, siamo arrivati con un po' di delusione alla fine della Route 66. Giorgio non si sente pago. Decide così di sfidare una volta di più il destino e torna indietro, buttandosi con la sua Vespa alla scoperta della Valle della Morte. Della Morte, prima della Valle della Morte siamo ripassati a casa della coppia che ci aveva ospitato a Las Vegas. Loro si sono messi a piangere, proprio non volevano che andassimo lì perché a fine giugno è una cosa impressionante. Un mese prima c'erano morti due... Poi non erano neanche turisti, l'avevano presa come scorciatoia per andare a casa, ma si è rotta la macchina e sono morti. E ci dicevano, guarda, non potete andare con questa Vespa, non ce la farà mai, è impossibile, non ci andate. E invece noi niente, no? Anche un po' incoscientemente, non immaginavamo che fosse così caldo. Giorgio non conosce la frase «non ce la farete mai». Sembra un po' quella che gli dissero all'inizio quando decise di sistemare la sua Vespa. Non esiste qualcosa che non si può fare se la si vuole veramente. Certo che la Valle della Morte è davvero una bella sfida. Poi la mattina all'alba partiamo, lasciamo tutti i bagagli a casa di Tom e Lola e portiamo solo le scorte d'acqua. Siamo caricati d'acqua. E iniziamo la strada per la Valle della Morte, già alle 4 di mattina, alle 5 a Las Vegas, ci sono 49-50 gradi. Poi arriviamo all'entrata del Parco Nazionale, c'era uno sceriffo che ci ferma e non vuole farci passare, perché dice che è impossibile, diciamo, prima una grandissima salita e la Vespa non ce la farà. Poi ci dice, guardate, prende il cellulare, vi fa vedere che ci sono già 53 gradi fuori dalla valle, e nella valle è veramente impossibile, il punto più basso è 85 metri sotto il livello del mare, è proprio la fornace di non potete. Alla fine gli raccontiamo un po' il viaggio, siamo partiti da Chicago, siamo andati a Los Angeles e siamo tornati indietro proprio per fare la valle, alla fine ci fa passare. Fa passare Giorgio, la moglie, la Vespa e io con loro. Ha così inizio un momento davvero difficile del viaggio, ma io sono come il mio accompagnatore, voglio osare di più. Quando mi ricapita di essere da queste parti, per descrivere cosa ci ha riservato questa tappa, prendo a prestito le parole del libro di Giorgio, in attesa che tutto abbia fine. Quasi non riusciamo a respirare. Nessuno di noi due dice più una parola. Sono disteso, cerco di dormire, ne ho bisogno, ma è tutto inutile. Ogni volta che mi giro dall'altro lato perché per terra tutto inizia a scottare, lo sforzo è talmente grande che il cuore sembra voler uscire dal petto. Mai avuta una sensazione del genere. La mente inizia a prendere strade che non dovrebbe, rendendo tutto più pericoloso del caldo stesso. Mi dico, resisti, non scoppiare. I battiti sono veloci e lunghi, riesco a sentire il flusso del sangue, riesco anche a vederlo passare. Vorrebbe schizzare fuori come una sorgente per rinascere a nuova vita. Lo vedo e lo sento pompare. La carne si muove convulsa sotto i suoi potenti e faticosi battiti. Per qualche minuto ho veramente pensato, ecco, questo era l'ultimo. Ora si ferma per forza, non può continuare così. In the silence of the silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours, to the early morning light, from the hustle down on Main Street, with all its lights so bright, to the trucker on the highway, compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Sulla Route 66 con Giorgio Serafino.
Prendi un sogno, una Vespa e la Route 66 ed ecco che si compone il nostro viaggio di oggi. Sono con Giorgio Serafino e la moglie e siamo partiti per fare il leggendario Coast to Coast negli Stati Uniti. Una volta arrivati a Los Angeles, però, abbiamo avuto una certa delusione. Così siamo rimontati in sella alla mitica Vespa 50 Special e siamo tornati indietro. Direzione Valle della Morte, rinomata per essere il punto più basso del Nord America e avere di conseguenza un clima infernale. L'esperienza è stata davvero estrema, ma siamo sopravvissuti. Quando iniziamo ad avvicinarci alla valle, comunque ci sentiamo male tutti e due. Ci sentiamo, ci facciamo una doccia bollente con l'acqua che avevamo, le taniche d'acqua di scorta. Lì ci riprendiamo un po' e continuiamo. Arriviamo al primo punto d'appoggio, che c'era un mega resort, però c'era scritto chiuso per estate. Poi ce n'era un altro, ma era più piccolo, c'erano qualche bungalow con l'aria condizionata, una cosa del genere. E poi c'era un po' più avanti un campeggio vuoto, deserto, e noi abbiamo dormito lì. Ho dormito per modo di dire, perché comunque il caldo anche di notte era allucinante, è una cosa che non avrei mai pensato di sentire un caldo del genere. Tutto scottava, era come anche l'aria irrespirabile e il cuore ogni minimo movimento andava a mille, proprio pompava in una maniera incredibile. Abbiamo provato a dormire, ma niente da fare, quindi alle 4 di mattina decido di svegliare Giulia, che era in trance, e partiamo alle 4 di mattina. Dopo la Valle della Morte possiamo dire di aver vissuto fino in fondo tutto quello che questa strada aveva da offrirci. Quanti bei ricordi, anche quelli più estremi e pericolosi, sono stati parte del sogno che si è realizzato. Chiedo a Giorgio com'è stato, una volta arrivato a casa, richiamare alla mente tutte quelle esperienze e scrivere il libro L'America in Vespa. Vivere il viaggio è stato fantastico. Poi il libro è come se... non lo so, appena tornato a casa ho iniziato a scrivere e tutti i giorni fin quando non ho finito il libro, ma non è stato difficile, nel senso che non dovevo pensare "Dio, adesso cosa scrivo", no, è venuto proprio da solo. Anche adesso, se io ripenso all'America, io torno in America, cioè non sto più qua. È stato stranissimo, era un altro mondo. Sarà che andavamo piano, quindi cioè il nulla è diventato quasi tutto, perché in macchina magari in 3 ore arrivi, in Vespa invece stai tutto il giorno come fosse una meditazione, non lo so, cioè ipnotizza in un certo senso. Certamente la Vespa ha avuto il suo ruolo nel rendere tutto più romantico, ma credo che la Route 66, con la sua storia e i suoi protagonisti, abbia contribuito a realizzare in modo supremo il sogno. Un sogno che si ritrova descritto in molti film americani, ma che ha la sua poetica testimonianza in un libro. In fondo, sono gli scrittori i nostri migliori compagni di viaggio. Non potevamo non portare con noi Furore di John Steinbeck, che questa strada l'ha cantata chiamandola The Mother Route. Poiché non era solo via di fuga dalla miseria, ma la strada madre della speranza verso un'esistenza migliore. There's an 18-wheeler on a 4-day ride, running down the mother road. A steel rail engine rolling right beside, running down the mother road. There's a bootlegger hauling his load of shine, ain't slowing down at the four-way sign. Sheriff in a black and white right behind, running down the mother road. Ormai siamo alla fine. Il nostro viaggio verso ovest, per quasi 2500 miglia da Chicago a Santa Monica, ci ha regalato tutto. Dal piacere della lentezza, poiché eravamo con una Vespa, al brivido della Valle della Morte, passando per l'ospitalità della gente che abbiamo incontrato. Chiedo a Giorgio cosa ne è stato di quella compagna fedele su due ruote che tanta parte ha avuto in questa avventura. La Vespa è a casa e dopo l'America abbiamo fatto la Thailandia, il Laos, la Cambogia e tutte le regioni d'Italia. Siamo tornati il 29 ottobre. Direi che per essere una vecchia Vespa si è comportata decisamente bene. Sì, non si è mai rotta, non
A parte, ecco, il problema con l'ammortizzatore, un cavo dell'acceleratore nella giungla in Laos non ha mai dato segni di cedimento. Nonostante fossimo in due con i bagagli carichi, niente proprio, non ci ha abbandonato mai. È come se anche lei fosse dotata di vita propria. Quando era buttata lì sotto il telo, io già la vedevo, ero sicuro che avrebbe fatto quella strada. È una sensazione strana, non so, come se hai la consapevolezza, non so, che ti chiama, che ci facciamolo e glielo faccio. Ed eccolo il sogno che con la sua potenza chiede di essere realizzato e ce la fa. Chiedo per chiudere se è stata una prima volta non solo per la Vespa, ma anche per loro. In America sì, siamo stati in Canada, ma negli Stati Uniti no. Mai stati. E comunque anche la consapevolezza che in alcuni momenti potevi morire è come se in quella situazione l'accetti. Cioè, se devo morire, ok, muoio, ma sereno. Non so, è strano, uno di questo è matto. Però anche nel deserto, proprio la consapevolezza che potevo morire da un momento all'altro era proprio reale. Magari siamo abituati un po' a stare sicure, no? A casa, la natura è una cosa che sta fuori, che non ci riguarda, ma quando ti butti in mezzo così, come se diventi parte, quindi entri a far parte anche della morte e puoi morire. Dalle parole di Giorgio capisco che la Valle della Morte è stata l'esperienza più forte, ma la Route 66 ha regalato molte emozioni. Una su tutte è il senso di libertà, quello che ti fa andare, sempre e comunque, alla Jack Kerouac. E citando il suo On the Road, saluto Giorgio con queste parole: dobbiamo andare e non fermarci finché non arriviamo. Per andare dove, amico? Non lo so, ma dobbiamo andare. Ora Giorgio Serafino in libreria con L'America in Vespa, edito da Mursia. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks.